Ciao da Marco, oggi voglio condividere un altro mio acquisto. Essendo appassionato di vintage anni 70 e 80 e anche di televisori vecchi, mi sono acquistato un TV a tubo catodico, un vecchio televisore a tubo catodico. Anzi, in realtà ne ho presi due, uno pagato e l'altro gratuito. Questo l'ho comprato subito, anzi, no, su subito, su Wallapop. Sì, praticamente lo avevo comprato. Intanto vediamo il modello. Come vedete, questo è un Mivar. Modello 25M1, più o meno dovrebbe essere 20-21 pollici, e l'avevo acquistato su subito. Avevo già fatto l'acquisto tutto, la spedizione di 15 euro, però poi il tizio mi ha contattato e mi ha detto: guarda che purtroppo qui su subito oltre i 20 kg purtroppo non sono 25 euro, quindi lui ha rifiutato l'acquisto e quindi mi ha rimborsato i soldi. È stato veramente gentile perché mi ha detto: guarda, se vuoi, io sono iscritto anche su Wallapop, faccio l'inserzione là e spadagni sulla spedizione perché là le spedizioni costano meno. Quindi ho detto ok. E poi mi è arrivato subito dopo 4 giorni. Il bello è che praticamente appena avevo acquistato questo televisore, ho visto un annuncio su Facebook Market che c'era uno nella zona che regalava un televisore a tubo catodico, sempre della Mivar, ma un altro modello. E quindi ho detto: porca miseria, appena fatto l'acquisto era meglio se non lo facevo, così mi prendevo il televisore gratuito. Però ho detto: vabbè, se quello che ho acquistato magari non va bene, c'ho sempre questo, e se vanno bene tutti e due, tanto meglio. Quindi sono andato, ho contattato il tizio qua vicino al mio paese, mi ha detto: guarda, c'è uno che deve venirlo a prendere venerdì, però se tu vuoi venire subito, chi prima viene, prima gli do il televisore. Quindi sono andato subito a prenderlo e poi vi farò vedere magari su un altro video anche l'altro Mivar. E questo qua, però, bisogna sempre fare attenzione quando si compra, se li fa spedire i televisori, perché col movimento si possono rompere. Quando mi è arrivato il pacco, praticamente era in trasversale. L'ho raddrizzato, ho sentito un rumore dentro e già mi sono preoccupato. Difatti l'ho fatto per accendere, non si accendeva, l'ho rispento e dopo per fortuna si è acceso. Adesso andiamo a vederlo ancora bene. Là ho voluto fare una prova a vedere qualche film perché questo televisore, anche altro, lo userò per vedere le mie VHS e anche per il retro game. Ho già provato l'Atari. Su questo ho provato l'Atari 2006. Su quello che ho preso l'altro gratuito, ci ho provato il Nintendo NES. Perfetto. L'unica pecca, questo, è che tante volte si accende, tante volte non si accende. Quando si accende non c'è l'audio. Comunque andiamo a provarlo di nuovo, vediamo se va, e andiamo a prendere intanto una cassetta per provarlo. Così. Ok, intanto. E adesso se io accendo qua, proviamo a accenderlo. Ecco, adesso va bene perché di solito qua pulsa sempre, ecco, tipo come adesso, così vuol dire che non va tanto bene. Proviamo a accenderlo.
Vediamo se va. Mi dà qualche... Praticamente non risponde quasi sempre ai comandi. Ecco, adesso come vedete va. Ecco, c'è la nebbia sul tubo catodico, quindi va tutto bene. Però mi dà, ho dovuto stare mezz'ora qui perché ho fermato un attimo. Non va sempre, a volte va, a volte non va, premi, non si accende. Comunque adesso va. Mettiamo una cassetta. Anzi, prima accendiamo il VHS qui, che è un iRadio. Se vi ricordate, ho fatto un video che l'ho, cioè, riparato. Era soltanto da pulire la testina, quindi ho pagato per poco. Vediamo, accendiamo qua. Ok. In modo che si veda anche qua sul televisore. Proviamo a mettere la cassetta. Vediamo. Ok, allora andiamo a mettere il canale di cui ho memorizzato, sempre se. Ecco, difatti adesso per cambiare qua non mi cambia. Ah sì, ecco, adesso non so più su che canale è per vedere. Mi ricordo più, mi sembra che era 18 se non sbaglio. Ok, aspettate un attimo che provo ad andare avanti qua. Ah, sì. Ok. Ah, eccolo qua. Sì. Però eccolo qua, ho dovuto fermare perché dovevo mettere a posto alcune cose, si vedeva tutto scuro. Si doveva schiarire lo schermo, quindi qua c'è il colore, il video, bisogna... Ecco, adesso si vede ancora scuro, non so come mai. Vediamo. Ah no, qua è di notte. Comunque, si vede, però manca l'audio. Qui ci vediamo audio, vediamo se va l'audio. No, purtroppo l'audio non va. Ho fatto bene anche prendere l'altro televisore che vi farò vedere in un altro video. Vediamo se si può schiarire un po' qua. Niente, va tutto, cioè va, non va proprio tanto bene, a volte non si accende, adesso va, si vede, ma l'audio non va, però al di là di questo è un bel televisore MIVAR, perché bisogna, i televisori di oggi diciamo che durano poco, questi qua della MIVAR, vecchi televisori anni 80, 90, adesso non so l'anno esatto. Sono fatti per durare molto, cioè duravano più le cose vecchie di una volta che non quelle di adesso. Comunque la MIVAR era una buona marca italiana. Faccio vedere ancora la marca, che è un MIVAR modello 25M1 100 canali, ma che però mi ha dato alcuni problemi. Praticamente, se si vede bene, il tubo catodico non è intero. La nebbia bianca non è intera, vedete c'è qua dei strati, quindi penso che sia da regolare, forse è da regolare il trimmer di dietro interno. E poi mi dava problemi di suono, praticamente si vede il film, ma non mi dà il suono.
Comunque questi televisori della Mivar, questo qua specialmente mi fa ricordare quello che mi regalò mia zia alla metà degli anni 80, che era tipo così, ma più piccolo. I televisori della Mivar sono la miglior marca italiana, una buona marca, sono fatti per durare e che purtroppo adesso l'azienda no, non c'è più. Il televisore anni 80, quelli primi anni 80, mi ricordo che come estetica avevano la copertura in legno di color marrone e qua avevano i bottoni qua laterali. Invece questo tipo, che è tipico della Mivar, hanno il telecomando qua interno estraibile. E sì, ho un bel ricordo di queste televisioni. Ne avevo uno più piccolo, questo un po' più grande, è un 21 pollici, mi sembra, che mi ha dato problemi. Per esempio, non si accende subito, bisogna tribolare un po', il tubo catodico che non si vede tutto intero, e il sonoro. Però poi ho visto che qui c'era la presa jack, mi sono accorto, per le cuffie. Quindi ho provato a mettere delle cuffie e si sente soltanto con le cuffie. Quindi cosa ho fatto? Ho collegato una vecchia cassa di una radio anni 80 che avevo, eccola qua, ed ora si sente l'audio. Quindi l'unico modo per sentire l'audio è collegare una cassa esterna sulla presa jack. Quindi ora andiamo a vedere una cassetta nella mia collezione qua. Adesso accendiamo la VHS. Ok. Ok, adesso si sente. Quindi ottimo, ottimo, ottimo. Purtroppo magari può darsi che si sia rotto qualche filo interno, ma purtroppo è l'unico modo per poter sentire l'audio. Come ho detto prima, questi televisori, specialmente della Mivar, che era una buona marca, sono fatte per durare, non come quelli di adesso che si rovinano subito. Anzi, io metto sotto questo video un link, non so, o direttamente o sotto un link in onore alla fabbrica della Mivar, che ne hanno fatto un documentario che ormai non esiste più, purtroppo. Ok, ci vediamo un altro video. Ciao.